Ciao a tutti e bentornati qui a un nuovo episodio di Apple Videoblog. Penso sia il 36esimo, controlliamo subito. Sì, 36esimo Apple Videoblog. Allora, in questo nuovo Apple Videoblog vedremo come inizializzare e o partizionare un hard drive esterno per gli scopi più disparati, per i nostri backup con Time Machine, per espandere la memoria del nostro Macintosh hard drive o per altre cose che possiamo fare con un hard disk esterno. Allora, io ho ricevuto proprio in questi giorni, scusate, ricevuto proprio in questi giorni un hard drive esterno da 1 tera e l'ho partizionato per 3 quinti, potremmo dire, come time capsule e il rimanente come storage. Allora, io ho già fatto questo procedimento, ma ve lo faccio vedere come se lo stessi appena svolgendo. Allora, facciamo partire il Keynote e poi vi mostro tutto. Allora, voi collegate normalmente il vostro hard drive al Mac. In questo caso, essendo esterno, è alimentato autonomamente e quindi bisogna collegare la corrente poi al nostro Mac e quindi accenderlo. Ora, aspettiamo un attimo che lo riconosca. Ecco qua. Io, come potete vedere, l'ho già partizionato. Una parte che è Time Capsule e un'altra parte come il mio hard drive. Però, la prima volta che collegate un hard drive, non una pennetta USB, ma appunto un hard drive, mi verrà fuori un avviso che ho catturato apposta. Questo qua. Un avviso di Time Capsule che vi chiede, Time Machine, scusate, che vi chiede di utilizzare come tipo Time Capsule per i vostri backup questo hard drive. Voi potete o utilizzarlo immediatamente, quindi avvierete tutte le preferenze di Time Machine, oppure annullare e fare questa operazione in seguito. Vi ho spiegato qua naturalmente. Se avete sempre problemi, avete il punto di domanda qua interrogativo, se avete comunque un altro consiglio, altri problemi, solitamente vi viene fuori e vi aiuta molto. Oppure, sì, come ho detto, annullare. Scrivete voi. Oggi vediamo solo come inizializzare e o partizionare un hard drive. Per fare ciò, allora, voi pensate di avere qua il vostro hard drive. Per fare ciò, dobbiamo andare su Utility Disco. Gli Utility Disco sono, come abbiamo comunque già visto in un precedente tutorial, sono su Applicazioni Utility. Oppure cercate con Spotlight e vi viene sicuramente fuori. Allora cercate gli utility disco, eccole qua, questo qua, e li aprite. Allora analizza i vari dischi che sono collegati e vengono fuori qua nell'elenco, nella barra laterale. Voi cos'è che dovete fare allora per inizializzare un disco? Selezionate il vostro hard drive esterno, quello che ha questa icona qua, vedete? Solitamente hanno queste icone qua, anche molto simpatica. La selezionate qua nella vostra barra laterale, non le sottocategorie, ma appunto il principale, quello più in alto di tutti, con anche indicata la dimensione. Poi, se lo selezionate, avrete qua una serie di informazioni, un'altra serie di menu. Ci concentriamo soprattutto su il secondo e il terzo, inizializza e partiziona. Se cliccate su inizializza, c'è tutto scritto naturalmente e molto semplicemente per aiutarvi. Comunque potete scegliere voi. Avete due voci, o formato volume, e qua scegliete appunto il formato volume fra MS DOS
oppure Mac OS esteso. Mac OS esteso ce ne sono 4, ma solitamente quello più usato è Mac OS esteso Journaled. Solitamente viene sempre usato questo. Se volete usare per Time Caps, per Time Machine, usate sempre Mac OS esteso Journaled. Solitamente, dicevo, quelli più usati sono MS-DOS FAT o macOS esteso Journaled. Il primo MS-DOS potete usarlo, il vostro hard drive, sia in Mac OS X sia in Windows, mentre macOS esteso Journaled potete usarlo solo in Mac OS X. Quindi scegliete voi a seconda dei vostri usi. Potete poi dare anche un nome al vostro hard drive, basterà selezionare e scriverci sopra. E una volta che avete fatto, cliccate appunto sulla voce qua in basso, inizializza. Se volete essere un po' più sicuri, cliccate sulle opzioni sicurezza e vengono fuori alcune opzioni di inizializzazione sicura. Tutto naturalmente spiegato per renderlo sempre più agevole. Per esempio, avete non cancellare i dati, imposta alzare i dati, cancellazione in 7 passaggi o in 35 passaggi. Scegliete naturalmente voi quello che vi serve. Oppure, se avete dei dubbi, sempre il punto interrogativo qua in basso nel cerchietto viola. Una volta comunque che avete fatto, cliccate su Inizializza e il processo, in tempi anche molto rapidi, si concluderà. E qua sulla scrivania, o anche se avete una finestra del Finder nella barra laterale, troverete il vostro hard drive. Questo se volete solamente inizializzarlo. Se volete invece partizionarlo, dovete andare alla voce Partiziona. Ecco qua. Sempre con un'interfaccia abbastanza semplice, potete scegliere le vostre partizioni. Per esempio, schema, volume. Nel menu potete scegliere il numero di partizioni. Una, due, tre, fino a un massimo di 16. E se scegliete per esempio due partizioni, vedrete in questo rettangolo che si suddivide a seconda delle vostre partizioni. E qua potete scegliere direttamente, se vi spostate proprio tra lo spazio separatore fra le varie partizioni, potete scegliere o direttamente la dimensione oppure scriverlo direttamente dalla voce qua accanto, dimensione, e qua scrivete la dimensione, oltre comunque a una serie di opzioni. Per esempio il nome della partizione e anche il formato. Vi consiglio, se dovete partizionare un hard drive esterno, di saltare la voce inizializza e di andare direttamente alla voce partiziona, perché dopo farà tutto Mac. Mentre se dovete solo inizializzarlo senza partizionarlo, andate naturalmente sulla voce inizializza. Qua vengono fuori comunque sempre scritto delle varie informazioni e una volta che avete scelto le dimensioni delle vostre partizioni, cliccate su Applica. Adesso qua è oscurato perché io l'ho già partizionato, comunque cliccate su Applica. Oppure, se non vi piace come l'avete partizionato, su Ripristina. Su opzioni invece avrete una serie di altre opzioni per impostare lo schema della mappa della partizione. Oppure, ecco, finiamo, se volete aggiungere direttamente delle partizioni, qua in basso più o meno per aggiungere o togliere una partizione una volta che viene selezionata un bordo azzurro. E una volta che avete scelto, come dicevo, cliccate su Applica. E anche qua in pochissimo tempo vi partizionerà il vostro hard drive e avrete le due partizioni da usare come volete qua accanto, sulla scrivania o nella barra laterale di una qualsiasi finestra del Finder. Poi potete tranquillamente chiudere le vostre utility disco. Bene. Allora, mi spiace di non averlo fatto vedere direttamente, ma l'ho fatto un po' prima. Io comunque vi ho spiegato, spero, in modo molto chiaro. Se avete comunque sempre dubbi, potete
potete tranquillamente chiedermi ancora, e nel prossimo tutorial vedremo appunto come usare Time Machine per i nostri backup.